Ok, sono arrivato al parco delle sculture del Chianti. È uscita una signora gentilissima che mi ha indicato che devo seguire questo kart per arrivare al parco. Sono il primo visitatore della giornata e questo è il kart che devo seguire. Hanno fornito all'ingresso, allora, questo librettino con le specie arboree e i funghi presenti nel parco. Questo cancello mi spiegava il proprietario che è stato ricavato dalla scannerizzazione di una vera foglia che è stata poi mandata a questa azienda a Colle Valdelsa, che l'ha intagliata con il laser nell'acciaio. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. L'ambientazione è fantastica. Pensate a voi che è qui d'estate. Questo è il parco delle sculture del Chianti ed è un parco pensato per integrare le sculture con la natura circostante. Siamo comunque nel mezzo di un bosco e tutte le opere sono state pensate in relazione al posto dove devono essere collocate. Quindi abbiamo artisti di 24 paesi diversi che sono venuti in questo parco e hanno visitandolo hanno scelto un posto dove piazzare la loro opera e la loro opera è stata realizzata in relazione all'ambiente che lo circondava. Se venite a visitare il parco c'è anche una fantastica audioguida, completamente gratuita naturalmente, che si ottiene scaricando un'applicazione direttamente dal Play Store o l'App Store, quello che è. Sì, a voi cosa ricorda? A me sinceramente la coda di una balena. Salve. Sono più l'unico. Vediamo se funziona. Dio. Il progresso, pur essendo un bene per la società nel suo insieme, comporta un costo. La donna, al centro di questa installazione, soffre mentre i grattacieli, rappresentati dal tondino di ferro, svettano ai suoi lati sempre più in alto. I poveri diventano sempre più poveri, pur rimanendo testimoni tristi di un progresso inarrestabile. Fede in un futuro migliore ed illusione, perché non si avvera. Ah, che bellezza però camminare in mezzo al bosco. Non so se vedete, è completamente ricoperto di foglie. Ci sono dei bellissimi colori e non potrei chiedere di meglio. Ricorda più che altro tipo lo scheletro di un dinosauro. A questa installazione non ci si può accedere, c'è scritto di rimanere nel sentiero, nella stradina. In pratica, non so se vedete, è una piattaforma di granito integrata perfettamente nel bosco, dove in teoria potresti sgraiartici e guardare verso l'alto, avendo così una visuale inusuale del bosco. Qui abbiamo questo ponte che è stato costruito in barre di ferro fatta apposta perché arrugginissero e somigliassero sempre di più al legno. In geometria analitica, se non mi sbaglio, queste barre rappresentano l'equazione dell'iperbole. Diciamo che camminandoci non ti dà proprio la sensazione di stabilità. Ragazzi, è pazzesco come il suono venga diciamo attutito qui dentro. Ti senti veramente isolato rispetto al bosco circostante con i vari funghi. Jeff Soward, The Labyrinth. C'è una parte che ti conduce direttamente al centro, che dovrebbe essere quella, e questa che ti fa percorrere tutto il labirinto. Allora, le sensazioni che provo qui dentro, è tutto molto ovattato il suono, quindi è comunque isolante rispetto al bosco.
questo è il centro del labirinto. Per favore, non salire sul cubo. C'è uno specchio davanti. Che figata. Anche solo camminando per il sentiero cambia radicalmente prospettiva. Sentite questi suoni? Quest'opera è stata realizzata da William Furlong, è un artista inglese che, esperto del suono, ha voluto registrare i suoni che si sentono nella città di Siena e l'ha voluto riproporre nel mezzo del bosco. Quindi, camminando attraverso questi cubi d'acciaio che riflettono il bosco circostante, ci si sente che sono casse acustiche, ci si sente come in città. Pazzesco. Allora, questi sono tronchi pietrificati provenienti dal Borneo, che indovinate quanti anni hanno? Non credo qualcuno possa indovinarlo. Hanno 20 milioni d'anni. Quanto capito, dovrebbe essere un omaggio ai Beatles. Finalmente è uscito un po' di sole, quindi quest'opera rende di più ora. È l'opera Energy, fatta di vetro e che si estende verso l'alto, proprio quasi a rappresentare un fascio di energia che va verso il cielo, e colpito dal sole ha sicuramente un acro effetto. Ce l'ho fatta venire via dal parco e volevo fermarmi a Siena, ma ho preferito allungare un pochino e andare a Monteriggioni. Avevo bisogno veramente di mangiare e mi sono fermato e ho preso un panino col salame di cinghiale, cosa fondamentale. Sono di nuovo in forze, quindi camminerò sulle mura. Pare fighissimo per là. Cristo, davano più sicurezza le cravi di quel ponte in mezzo al bosco che questa grata che a ogni passo si muove. Campagna senese. Sono molto belle le mura, solo che sono corte, cioè c'è poco da vedere. Non ne vale così tanto la pena, però ti dà l'accesso anche a un museo che quindi andrò a visitare a questo punto. Non capisco perché ci sono tutti loro, ok, tutti vestiti da gospel, poi c'è lui. Qui dovrebbe esserci il museo delle armature. Allora, posso indossare questa cosa, ma non credo che lo farò, che non mi ispira particolarmente, però la mazza è molto figa. Ecco, pesa davvero. Qui abbiamo tipo una scena di guerra. Là. Quello che mi piace è che sono veramente pesanti, come potrebbero essere state ai tempi, non lo so. Però ti trasmette una bella sensazione. Fin qui tutto normale, poi alzi un pochino la testa e ti rendi conto che qualcosa non funziona, non ha funzionato. Calmo, sì. E vuole farli un mese fa, 25 anni. Che c'ho 25. Allora. Ho grandi prospettive ancora. Ah, quello lo mettevi. Ora non c'è. Sì, arriva, lo chiami. Diciamo, l'obiettivo è non farlo avvicinare. Sì, sì, devi tenerlo lontano. Infatti usavano tanto quelli per quello. Sì. Tenere il nemico lontano, a distanza vince. Vabbè, dai, 4 euro dai, ci può stare alla fine. Come prendo?
Direi di sì. Ah. Allora, siccome sono le 5:10 e incredibilmente è ancora giorno, simbolo che veramente si stanno allungando le giornate. Oddio, c'è il primo gatto che vedo da oggi, no, devo riprenderlo. Ciao Micio. Dicevamo, sono le 5 e incredibilmente c'è ancora un po' di luce per riprendere, quindi ne approfitto ora per tirare un pochino le somme di quello che è stata questa giornata. Stamattina sono stato al Parco delle Sculture del Chianti, se non mi sbaglio si chiama così. Pagato 10 euro, molto bello, decisamente. Chiaramente si inserisce in quelle creazioni da visitare in modo complementare alla città di Siena, quindi uno non viene apposta per il Parco Sculture del Chianti, secondo me non ne vale la pena, però se viene a Siena e si trattiene qualche giorno sicuramente aiuta, diciamo è una creazione che va visitata, perché veramente c'è dell'amore dietro quel parco. Poi sono venuto a Monteriggioni, che è tra Siena e il Parco delle Sculture, no, è Siena e tra il Parco delle Sculture e Monteriggioni. Che dire, un pochino deluso, ma più che altro perché probabilmente se sei un turista ci muori in questo posto, perché è veramente turistico, cioè tutte le creazioni sono fatte per i turisti, quindi degustazioni, vino, tutto quello che vuoi appunto, però per una persona che è abituata a vivere in Toscana, è abituata a vivere in questi posti comunque, cioè, che gli appartengono nel quotidiano, non è niente di speciale, ecco, e non è un giudizio negativo il mio, assolutamente, perché è veramente bello questo posto, solo che anche questo rientra nelle cose da fare intorno a Siena, per cui insomma, positivo ma non troppo. Andiamo Gnani, andiamo Cota! Cosa? Che poi, cioè, io dei paesi, dei borghi, a me piacciono le vie meno battute, quelle per intenderci con i panni stesi. Non lo so perché, però una bella vista.